Notizia bomba appena arrivata! L'anno prossimo l'esame di maturità sarà sostituito da un'autocertificazione! Ci hai creduto? O si tratta dell'ennesima nuova bufala? No, vi prego, questa era scontata, cioè... Chiamiamole invece fake news. Fake news, già, quello delle fake news è un fenomeno dai contorni sfocati e in cui i metodi per fare disinformazione possono essere anche diabolici. Tutta colpa di internet e dei nuovi media, dirai, vero? Vero? E invece no, sbagliato! Pensa che una delle prime fake news di cui si ha traccia riguarda addirittura Napoleone. Era il 1814 quando venne diffusa la falsa notizia della morte di Napoleone e per poco non crollava la borsa di Londra. Ma cosa sono le fake news oggi e come si diffondono? Te lo spieghiamo noi in questa nuova puntata di Student Talk. Prima però, metti un bel mi piace. Il termine fake news è utilizzato per indicare articoli che contengono informazioni distorte, inventate o ingannevoli e diffuse sui mezzi di informazione. Ma qual è l'intento? Semplice. Le fake news vogliono disinformare e manipolare il lettore a scopi finanziari o politici. Come dicevano i sofisti, se puoi controllare l'opinione delle persone, allora ha il potere assoluto. Nel gran calderone delle fake news finiscono notizie dalle caratteristiche diverse, dalle bufale completamente inventate alle notizie manipolate, dalle teorie del complotto fino a notizie non verificate. L'esperta di fake news, Claire Wardle, direttrice di First Draft News, network internazionale sulla verifica delle fonti online, ha individuato 7 modi di fare disinformazione. Numero 1. Collegamento ingannevole, quando immagini, titoli o didascalie differiscono dal contenuto. Numero 2. Contesto ingannevole, qui il contenuto reale è accompagnato da informazioni contestuali false. Oh, ma questa è casa mia, eh? Numero 3. Contenuto manipolato. Qui l'informazione reale viene manipolata. Numero 4. Manipolazione della satira. Quando un contenuto satirico viene utilizzato per trarre in inganno. Numero 5. Contenuto fuorviante. In questi articoli si fa un uso ingannevole dell'informazione. Pensa alle teorie del complotto. Numero 6. Contenuto ingannatore. In questo caso, il contenuto viene spacciato come proveniente da fonti realmente esistenti. Numero 7. Contenuto falso al 100%. Come questo fantastico anello d'oro. Non è vero. Abbiamo visto cosa sono le fake news, adesso capiamo come si diffondono. All'inizio le fake news erano appannaggio dei telegiornali e dei quotidiani, mentre oggi, soprattutto attraverso la condivisione nei social media, la diffusione di notizie false è non solo più veloce, ma anche più ampia. A favorire la diffusione sono 4 elementi. Il primo, la condivisione inconsapevole da parte di persone che rilanciano le notizie false. Secondo, contenuto amplificato dai giornalisti che in questo modo rilanciano le notizie emerse dal web e dai social. Terzo, gruppi che tentano di influenzare l'opinione pubblica. Quarto, sofisticate campagne di disinformazione attraverso bot e troll. Qui serviva l'immagine del troll. Non abbiamo l'immagine del troll, va bene, mi dicono dalla regia, ok, va bene così. Bene, è arrivato il momento di chiederci se e cosa possiamo fare per riconoscere le fake news e dunque per evitarne la diffusione. Innanzitutto, quando leggi una notizia, devi sempre esercitare il tuo pensiero critico. Ma tu cosa puoi fare? Beh, per esempio puoi seguire le nostre indicazioni.
Valuta la fonte da cui proviene la notizia e verifica l'autore. Approfondisci la notizia e incrocia le informazioni presenti su altre fonti. Verifica la data, chiedi agli esperti e soprattutto verifica i tuoi preconcetti. In poche parole, chiediti sempre se le tue convinzioni influenzano il tuo giudizio. Se hai dubbi sulla veridicità o meno di una notizia, evita di condividerla. Ti è mai capitato di condividere una fake news? Bene. Anzi no. Male. In questo caso, rettifica al più presto l'informazione. Noi ci rivediamo prestissimo con una nuova puntata di Student Talk. E se ti è piaciuto il video, ricordati di mettere mi piace. La notizia sulla maturità era vera.